principio, per vocazione, per sopravvivenza, e naturalmente ha talmente esagerato che non c'è più, ma c'è ancora, e ha saturato la nostra fantasia, la nostra immaginazione. E l'abbiamo visto addirittura sulle schede elettorali come nome, abbiamo visto che alzava il braccio a Tajani, e ne parlano nelle manifestazioni come lui da lassù ci guarda, e addirittura quando Forza Italia ha avuto un buon risultato si è parlato del miracolo di San Silvio da Arcore, addirittura Grillo ha detto a Conte ha preso più voti Berlusconi da morto che Conte da vivo, e quindi c'è qualche cosa di sfuggente, un po' forse anche di oscuro in questa persistenza, perché gli intestano gli aeroporti in fretta e furia. Io sospetto, sono arrivato a sospettare che non sia stato un personaggio politico come tutti gli altri, sia stato qualche cosa di più, e quindi il modo di parlare di lui e di osservarlo, forse più che alla politica, la normale sbobba polemica che in Italia non manca mai, sia da spiegare con l'antropologia culturale, per cui i vivi hanno paura dei morti, perché i morti li invidiano perché sono morti, e se c'era uno che amava la vita e che ha fatto di tutto per non morire, era proprio Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi voleva campare fino a 120 anni, e ha pensato che dovesse superare i limiti, addirittura aveva medici che lo hanno dichiarato tecnicamente immortale, altri che sostenevano che c'era una differenza tra la, diciamo, l'anagrafe biologica e l'anagrafe anagrafe, insomma, per cui più lui invecchiava in realtà più ne parlavano come di una persona giovane. E è una figura che è una figura molto speciale, quindi questa persistenza si spiega come se volessero tenerselo buono, e questa mi rendo conto che è una interpretazione temeraria, però tutte le volte che ho pensato di dare un'interpretazione, insomma, di respiro se possibile alla figura di Berlusconi, mi sono accorto che le categorie che usiamo non bastano più, e quindi ecco, troppo, è uno che cercava di forzare i limiti, come il dottor Faust, che aveva fatto forse un patto col diavolo, però poi nel Faust, questa è una sorpresa, mi sono accorto che quando Mefistofele viene a richiedere il pegno del patto, gli angeli lo fregano e si prendono l'anima di Fausto e la portano in paradiso. Non lo so, Berlusconi non ha governato, non ha lasciato molto a noi. Berlusconi ci ha fatto la patente a punti, no? Ha abolito l'ICI,